Salve a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video, il vostro Frank, sono qua. Allora ragazzi, per non farvelo domani, vi faccio ora i risultati della Greatest Royal Rumble. Un evento secondo me bello, è stato un bel evento che mi è particolarmente piaciuto. Match veramente belli, entusiasmanti, che hanno, come dire, messo una pietra sopra la WrestleMania, che è stato veramente un orrore. Match belli, ma ho dato parecchia emozione. Veramente, sono contento, iniziamo subito con i match. The Undertaker contro Rusev. Allora, un match che è prevedibile vincere di Undertaker, però Rusev comunque ci ha provato a buttarlo dentro una tomba per chiuderlo definitivamente. Aveva anche il suo manager Adam English, che l'ha aiutato in varie situazioni, ma sostanzialmente Undertaker credeva che era più forte. Con una choke slam, con una tombstone, regà. Come Chokeslam ha buttato Rusev nella tomba, poi ha buttato pure Eddie Minis con una Chokeslam con una Tombstone, le ha buttate tutte dentro la tomba e l'ha chiusa, ha vinto il match. Quindi match bello che mi ha particolarmente entusiasmato, veramente match veramente bello, devo dire che contro Rusev. Anche se a tratti è stato leggermente noioso, no, perché Undertaker è tornato di Undertaker, è tornato il lottatore che è. Vicino a WrestleMania contro John Cena e a Greatest Royal Rumble contro Rusev, e quindi grande di Undertaker, rimettiti in forma per eventi ancora più grandi, che più di WrestleMania non ce n'è, ma vabbè. Passiamo a Lucia contro Triple H, un match come dire inaspettato, perché da nulla Lucia contro Triple H. Secondo me ha meritato un po' John Cena, come un po' The Gast ha meritato, ma John Cena un po' meno, perché comunque Triple H con una spinebuster e con una pedigree magari meritava anche qualcosina in più, anche perché si è visto che comunque Triple H ci ha tentato, provato in tutti i modi per battere John Cena con un suo schienamento, con una pedigree, con diverse spinebuster, ci ha provato in tutti i modi, ha resistito anche a Attitude Adjustment, ma all'Attitude Adjustment è da seconda pure Attitude Adjustment. Quindi due adjustment consecutivi, non ha resistito allo schienamento. Triple H, quando le videocamere, Triple H è un gran lottatore, è sempre stato, ha perso purtroppo la Greatest Royal Rumble contro John Cena, gli ha fatto pure la You Can See Me triple H a John Cena per, come dire, imitarlo, umiliarlo, ma alla fine tutto sommato ha vinto John, è grande John Cena, You Can See Me. Passiamo ora al match dei titoli di Raw, Sheamus e Cesaro, The Bar contro Matt Hardy e Bray Wyatt. Ma raga, Matt Hardy e Bray Wyatt stanno spaccando il mondo, madonna mia. Questo team mi piace veramente tanto, lo stimo veramente, veramente mi piace tantissimo questo team di Raw, questo nuovo team di Raw, questa alleanza con una mossa finale che è veramente incredibile. Una sister Abigail con una Twist of Fate, veramente. Stanno spaccando il mondo. Questo team diventerà famoso, ha vinto la Greatest Royal Rumble e secondo me avrà un gran futuro questo team, veramente. Matt Hardy e Bray Wyatt, anche su 2K19, avrà parecchio successo. Match che è bellissimo, match, tutti i match al bacio. Il risultato finale hanno vinto Matt Hardy e Bray Wyatt, sono questi i campioni di Raw. Veramente, questo team è veramente troppo bello e ci porterà grandi emozioni e grandi risultati anche in futuro. Aspetta che c'è la luce qua. Passiamo ora passiamo ai titoli di SmackDown di coppia, SmackDown Tag Team Championship, i Bludgeon Brothers contro gli Usos. Qua direi che comunque i The Usos ce l'hanno fatta veramente tutta, non direi altro. The Usos ci hanno provato in tutti i modi, ci hanno provato con Super Kick, con la Splash, ci hanno provato in tutti i modi i The Usos, ma niente da fare. I Bludgeon Brothers sono imbattibili e restano loro i SmackDown Tag Team Championship con una loro mossa finale. Hanno meritato i Bludgeon Brothers, ma a differenza di Matt Hardy e Bray Wyatt, che hanno stranamente contro i The Bar, direi che i Bludgeon Brothers non hanno così tanto meritato contro gli Usos, perché gli Usos è veramente un team bello, forte, unito e ce l'ha fatta tappato in tutti i modi, ma niente da fare. Luke Harper e Rick Roman sono attualmente ancora imbattibili. Come team sono imbattibili, quindi restano loro i SmackDown Tag Team Championship. Passiamo a Jeff Hardy contro Jinder Mahal. Jeff Hardy contro Jinder Mahal ha dominato Jeff Hardy. E soprattutto con una mezza Callas ha resistito anche Jeff Hardy. Con un twist of fate, una capriola che non so come si chiama, riesce a battere Jinder Mahal. Jeff
veramente affronterà Randy Orton a Backlash. E qua puoi fare previsioni, Randy Orton tornerà il nuovo campione degli Stati Uniti. Anche se comunque Jeff Hardy ha dimostrato che è forte e bravo, ha una maschera cioè, non c'è per nessuno. Ha dimostrato di combattere con chiunque. Quindi grande Jeff, mantiene lui il titolo dei Stati Uniti. Passiamo ora al titolo della WWE e Jay Styles contro Nakamura. Ecco, ancora Jay Styles contro Nakamura non è stato un match bello come quello di... Cioè, per me ha proprio fatto cagare. Qua ancora non vedo un match come si deve. Ancora Nakamura che fa quelle cose lì strane. Poi il risultato finale. Ma, cioè... Jay Styles l'ha distrutto con una fenomenal fuori dal ring e poi se n'è andato sostanzialmente. Ha distrutto Nakamura e si è vendicato degli Oblò che gli ha fatto Nakamura. Dopo WrestleMania, in tutte le puntate di SmackDown Live, cioè, AJ Styles ha lottato meglio di Nakamura, però anche qui un match che non mi ha particolarmente convinto. Cioè, vi voglio vedere un AJ Styles con Nakamura vero. Siamo un po' meglio di WrestleMania, ma niente di che. Vince Jay Styles per contatto neanche perché ha distrutto Nakamura, si è preso il titolo e se n'è andato. Cioè, quindi è stato anche un po' così. Comunque, Jay Styles resta il campione, sì, resta il campione della WWE. Passiamo a mamma mia, Reigns contro Lesnar. Alcuni dicono che è stato un match brutto, ma che vi passa per la testa? Ma che vi drogate? Allora, un match bellissimo. Lesnar contro Reigns, uno steel cage bellissimo. Lesnar che resiste a un paio di spia, Superman Punch, Reigns pure a qualche five ha resistito. Ma il risultato finale. Allora, Reigns è così stupido, andare a perdere un titolo per fargli una spear per staccarlo contro lo steel cage. Ma siamo pazzi. Perché lo steel cage match funziona che il primo che tocca con i piedi fuori ufficialmente ha vinto fuori da gabbia. Tu lo marresi, poi fai una spear normale e fai neanche un'altra, cosa fai? Fai una spear per distruggere la gabbia. Ovvio che vedendo i replay bene, gli abbiamo detto ma ha vinto Brock Lesnar, poi si è fatto spear a Marresi. E Brock Lesnar è quello che ha vinto per primo con i piedi a terra fuori dalla gabbia, quindi rimane il campione universale, che tutto sommato Roman Reigns prova in tutti i modi pure lui, quindi un caso non è così corretto, ma Roman Reigns è stato uno stupido a fare quella spia là. Che cacchio gli vai a fare una spia proprio per spaccare fuori dalla... Vabbè, comunque, finale abbastanza bello, comunque resta campione, Brock Lesnar è campione universale, complimenti, speravo anche io che non avesse campione universale, Evans Zeroni, sì. Ora passiamo al match intercontinentale, Samoa Joe contro Rollins contro Miz contro Baylor. Qua penso se il secondo match più bello se non teniamo conto del Greatest Royal Rumble, sì, il match più bello è stato il Fatal 4 Way Ladder Match. Allora, ma a parte questo, anche qua il risultato, cioè, il wrestler che hanno vinto particolarmente, hanno vinto in maniera strana, un po' come la puntata di SmackDown scorsa, hanno vinto particolarmente hanno vinto. Strano, un po' pazzarella. Pure il filo. Cioè, quindi, mentre Baylor sta andando per prendere il titolo intercontinentale, cosa fa Rollins? Si butta verso la scala, prende il titolo, però Baylor va a caccia così con la mano, ma Rollins si lascia staccare, si butta giù e vince tutto intercontinentale. Per il resto, cioè, The Miz e Samoa Joe sono picchiati tutti quanti, sono ammazzati di legnate con le scale di qua, scale di là, pugni di qua, concussion finale sulle scale, con le bra sulle scale. De qui The Miz ancora non ritorna campione universale e intercontinentale lo resta Seth Rollins. Che si è buttata appunto e sembra che non ha fatto niente per evitarlo sostanzialmente. Io sono un po' basito perché Seth Rollins si è buttato contro la scala, quindi vabbè. È rimasto, diciamo, Seth Rollins il campione intercontinentale. Passiamo ora al match del Cruiserweight Champions, Cedric Alexander contro Kalisto. Beh, raga, a metà Alexander c'è poco da fare. Kalisto ancora. Cioè, non è superiore a Cedric Alexander. Cedric Alexander è bravissimo, raga. Si merita tuttora di essere Cruiserweight Championship. Con una mossa finale per evitare la Seta del Sol, vince. E Kalisto che non è che ci ha provato più di tanto, perché cioè, non è che non ci ha provato, che è un passo inferiore, cioè, è più forte Cedric Alexander, raga. C'è poco da fare. E rimane lui il Cruiserweight Championship.
Quindi grande Selvi, cosa sei meritato? Hai vinto pure il Gazzetto Royal Rumble, l'evento, quindi complimenti. Altro non si può dire. Cioè, diciamo le cose come stanno nella realtà. Passiamo ora al match del Gazzetto Royal Rumble 50 uomini. Mamma mia, raga. È tornato Rey Mysterio, quello di Mark Henry, quel ciccione lì, Yokozuna, non so manco chi era, quel giapponese lì che fa sumo. Madonna, raga. Che match il Gazzetto Royal Rumble 50 uomini. L'ha vinto Braun Strowman. Meritatamente perché alla fine, cioè, pure con una 619 e un RKO c'è poco da fare. Rey Mysterio è stato diventato da Baron Corbin in un modo abbastanza particolare, uno schiaffo di Baron Corbin. Poi Elias elimina Orton, veramente raga, un Gazzetto Royal Rumble bellissimo, 50 uomini, un evento epico, ma è stato veramente bello. Solo che avrebbe potuto vincere Big S, magari, non Braun Strowman un'altra volta. Comunque, quindi vincitore avrà grandi profitti, magari avrà un match a Backlash, avrà un match al Money in the Bank, quindi è solo live event, quindi alla fine un match a suo limite come vantaggio da ottenere. Però Braun Strowman comunque è un gran lottatore, non ce n'è per nessuno, ha vinto il Gazzetto Royal Rumble a 50 uomini, c'è poco da fare. Braun Strowman non lo fermi, ha iniziato tanto per la Royal Rumble e spero proprio ritorni come proprio wrestler. Ora il prossimo evento è Backlash, speriamo che ci dia emozioni anche Backlash. Tutto qua, quasi finisce il video, vi ricordo come potete seguirmi anche su Instagram, mi chiamo Francesco Onofrio, lascia un bel like, siete iscritti al canale e con niente, ciao ragazzi.